Rinvii e vittorie sono questi i due temi che hanno messo in evidenza nella domenica sportiva per ciò che concerne lo sport ofantino. Per il calcio, nella decima di ritorno del campionato di promozione Girone A, la partita tra Apricena ed Audacia Cerignola, valida per la decima giornata di ritorno, è stata sospesa nell'intervallo tra primo e secondo tempo a causa del forte vento, con i giallazzurri di Massimo Gallo avanti 1-0 grazie alla rete firmata da Mora. Due importanti successi dalla pallavolo. Per la quarta di ritorno della Serie B2 donne, le ragazze della Libera Virtus hanno battuto facilmente il COS Potenza con il punteggio di 3-0, con i parziali di 25-15, 25-9, 25-15. Prossimo impegno, la dura trasferta di sabato a Napoli contro la Fiamma Torrese. Per quanto riguarda invece l'Ivosea Udas, nella quarta di ritorno della B2 uomini, sono andati a vincere sul terreno difficile delle Tricase con il punteggio di 3-1, con i parziali di 22-25, 25, 22, 14, 25, 19, 25. Adesso per i ragazzi guidati da Leo Castellaneta e Roberto Ferraro si presenta un turno di riposo in attesa tra 2 settimane di ritornare sul campo al Palla di Leo.